Come comportarsi alla riunione del prossimo 4 agosto alla Regione Puglia? Su questo quesito si è sviluppata la discussione ieri pomeriggio della riunione del Movimento Unitario di Protesta contro lo scarico a mare, il sito del depuratore che si è tenuta ad Avetrana. Alla fine della discussione, piuttosto accesa anche per la paventata ipotesi di abbandonare il tavolo di discussione per protesta, se i lavori della condotta non fossero stati sospesi, si è deciso con certezza. Occorre non abbandonare il confronto istituzionale per evitare di lasciare alibi alla Regione Puglia, che potrebbe indicare le amministrazioni locali quali responsabili del mancato confronto. Quale posizione, diciamo, assumerete qui dal comitato di Avetrana? Comitato istituzionale unitario di Avetrana ha una posizione unica. Il 4 bisogna andare a Bari a continuare il percorso di dialogo con la Regione Puglia e i comuni interessati. Se qualche ente, mi riferisco al comune di Manduria, non intende partecipare a Bari il 4, è una cosa gravissima, è una cosa gravissima sia a livello istituzionale, ma soprattutto a livello che non sta rispettando le richieste della popolazione. Se il tempo passa, come è stato fatto passare in tanti anni dai sindaci del comune di Manduria, questo non ce lo possiamo permettere. Velocemente voglio dire che nel 2010 fu vinto un ricorso al TAR dal comune di Manduria. Dopo nel 2011 fu riaperta un'ulteriore via, dopo aver vinto il ricorso al TAR, fu aperta un'ulteriore via da parte dell'acquedotto della Regione Puglia e a quel via non fu mai fatta una proposta concreta, via datata febbraio 2011. Da poi allora ad oggi abbiamo perso come comunità solo del tempo, non possiamo rischiare di perdere del tempo. Tra le altre cose, chi non ha voglia di partecipare agli incontri e non ha il tempo può tranquillamente starsene sotto l'aria condizionata di casa e quest'inverno può starsene tranquillamente vicino al caminetto. C'è gente che ci ha messo la faccia e che sta iniziando un percorso. Come tutti i percorsi, è un percorso duro, è un percorso difficile, poi si possono anche lasciare le penne, però chi è stato eletto ha il dovere di seguire tutte le strade per la risoluzione dei problemi. Quindi è molto pericoloso non andare a Bari il prossimo 4 agosto, avrebbero in pratica un alibi a dire voi non avete preso parte all'incontro, noi eravamo disponibili. Il comune di Avetrana ci andrà perché noi all'unanimità abbiamo deciso che ci andremo. Se il comune di Manduria non andrà, diventa pericoloso anche per loro, perché noi poi abbiamo capito diverse cose che sospettiamo. Se il sindaco Massafra non si fida della Regione Puglia, il sottoscritto, il consigliere comunale Emanuele Micelli non si fida del comune di Manduria. Quindi noi vogliamo quel confronto per vedere dove stanno, non le colpe, ma dove stanno le possibilità per risolvere i problemi. Il sindaco di Manduria deve recarsi a Bari il 4, deve recarsi insieme agli altri sindaci perché deve battere i pugni in merito a ciò che si sta perpetrando sulla nostra zona. In poche parole, deve far capire insieme a un tecnico, così lui ha detto il 21 che si porterà a fianco i tecnici, quindi non può aver modificato questo pensiero. Assolutamente deve battere i pugni perché deve far capire che la regione, che in quella zona, in quel mare e in quelle condizioni non può essere fatto il depuratore, assolutissimamente, perché è un danno economico, sociale e di salute a tutta la nostra collettività. Quindi deve necessariamente andare insieme agli altri sindaci e dire apertamente che, se è possibile, la regione far prendere del tempo, quindi preparare una moratoria perché possa prendere tempo e verificare effettivamente le soluzioni alternative a questo problema. Discussione piuttosto accesa, ma comunque, diciamo, voi siete riusciti ad avere un punto fermo. A Bari si andrà, per presentare cosa? Intanto l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, cioè quello di non disunire le forze. È stato un dibattito acceso, vivace, molto diversificato, se vogliamo, su posizioni, perché vediamo che finalmente anche la comunità di Manduria amministrata, l'amministrazione, comincia piano piano a essere convinta a modificare alcuni atteggiamenti che per loro sono giusti e per noi è da riflettere continuamente.
Questa sera abbiamo sottolineato l'impegno prioritario, intanto il rapporto istituzionale bisogna mantenerlo in piedi, altrimenti le fatiche fatte fino adesso rischiamo di vanificarle. Se l'obiettivo è quello di raggiungere attraverso anche dei confronti forti con le varie enti istituzionali, regione, acquedotto pugliese e quant'altro, è bene confrontarsi per raggiungere l'obiettivo del non scarico a mare. Certo non è facile, bisogna dare atto che l'appalto è partito, le varie situazioni, le indagini sul territorio sono partite, quindi oggi non profonderemo tutte le forze, le energie in un cammino unitario. In questo momento non bisogna dare nessuno spazio alla disunione, anche se vogliamo, c'è da capire anche gli atteggiamenti della comunità amministrata di Manduria, che non può, il sindaco Massafra, con tutta la stima, l'affetto e l'amicizia che ho, portare un documento e comunicarlo come sindaco. Sarebbe opportuno, come abbiamo fatto da Vetrana, che passasse attraverso un dibattito in consiglio comunale e alla Regione Puglia presentare un documento che abbia una valenza prettamente politico-amministrativa. Ecco, voi il documento dove emergono le criticità comunque lo presenterete, perché insomma ci sono diversi punti che non concordate. Certo, noi faremo una sintesi di questi incontri sia a livello istituzionale ma anche col comitato unitario, con l'assessore Giannini che l'interlocutore in questo momento principale, insieme anche a Nardoni e Pentassuglia. Noi presenteremo una serie di indicazioni, perché l'assessore Giannini non ha chiesto progetti alternativi che non si possono fare in una settimana, ma daremo delle indicazioni operative affinché si chieda anche, lo chiederemo ancora una volta, una sospensione dei lavori per dare la possibilità a tutti i soggetti in campo di presentare anche attraverso fasi progettuali con le proprie competenze. Io che sono prestato alla politica cerco di dire qualche cosa a livello di quello che è il clima sociale, il clima della comunità, ma non posso parlare tecnicamente perché devo portarmi con me gente che abbia delle competenze specifiche e controbattere o quantomeno vedere insieme la risoluzione alternativa. A parte poi che naturalmente alcuni progetti già ci sono, anche il comitato non scarico a mare ne aveva presentati alcuni. Io prendo atto che ci sono il progetto del professor Delisanti, l'ingegnere Delisanti, che vale la pena ricordare che ha anche il professor Del Prete, cioè abbiamo due progetti in campo, uno del professor Delisanti, dell'ingegnere Delisanti, e uno del professor Del Prete. Ma in tutto questo anche noi abbiamo interloquito questa sera con un ingegnere che ha competenze della geologia e così via del territorio, dove ha dato indicazioni specifiche che sono dei punti del tracciato dove ci sono delle carenze e delle ipotesi di terreno che ha bisogno di essere approfondito sotto l'aspetto idrogeologico, quindi abbiamo già messo in campo varie ipotesi, ma questo non significa che il non scarico a mare non si fa. Noi ci batteremo attraverso le varie fasi, le varie proposizioni affinché questo possa avvenire.